Ciao gente e benvenuti ad un nuovo unbox di Joypad. Joypad! Io sono Dave in vostra compagnia oggi. Voglio scoprire un mouse. C'è una storia abbastanza divertente dietro questo mouse e questo unbox perché mi è stato mandato sbagliato, l'ho unboxato, l'ho filmato e mi sono reso conto che non era il mouse giusto. Quindi, wired. Non doveva essere wireless. Vabbè. Ma adesso che è finalmente arrivato il mouse giusto, è ora di parlare del Pro, il mouse Pro di Logitech G, la versione wireless, quella giusta del 2018. Allora, la confezione è estremamente stilosa, play to win, ci sono i loghi delle varie squadre di eSports che hanno collaborato alla realizzazione di questo device e qui di fianco tutta una serie di specifiche tecniche che andremo a vedere assieme tra un attimo. Apriamo la confezione, troviamo immediatamente il mouse che mettiamo qua di fianco e qua sotto negli scomparti c'è questa scatolina che vi spiegherò molto presto a cosa serve e qua dentro il cavo USB. Il Pro Wireless, questo nuovo mouse creato da Logitech, è basato sul sensore Hero che va da 100 a 16.000 dpi. Non ha nessuno smoothing, accelerazione o filtraggio, ha un'accelerazione massima supportata di 40G e una velocità massima di più di 400 IPS. Se queste cifre vi dicono poco, vuol dire che potete staccarvi il braccio quasi letteralmente senza che il mouse perda in precisione. Per quanto riguarda la risposta del mouse, vabbè, è collegamento via USB a 100 Hz, quindi un millisecondo. È dotato di tecnologia wireless Lightspeed e un microprocessore a 32 bit ARM per gestire l'input e tutti i vari effetti RGB, perché sì, è RGB. Per quanto riguarda la durabilità, Logitech assicura 50 milioni di click sui tasti principali e 250 km di tracciamento. Nel caso che lo usiamo in modalità wireless, la batteria dura 48 ore con l'illuminazione predefinita e 60 ore senza illuminazione. È anche compatibile con il sistema PowerPlay, quel sistema che permette di ricaricare il device senza fili tramite un mousepad che comunque va acquistato a parte. La memoria integrata può contenere fino a 5 profili diversi, ha una zona RGB Light Sync, la G. Per quanto riguarda le specifiche fisiche del device, sono 125 mm di altezza, 63,5 di larghezza, 40 mm di profondità, 80 grammi, che è pochissimo, 80 grammi di peso e il cavo da 1,80 m se per qualche motivo non vi fidate della tecnologia wireless di Logitech. Una delle cose che più mi ha colpito durante la Gamescom, quando per la prima volta ho visto il Pro Wireless, è il fatto che finalmente ci si arriva, Logitech ha deciso di inserire diversi pulsanti, nel senso che questi pulsanti sul fianco possono essere configurati come ci pare. Vogliamo aggiungerli da questo lato? Si può fare. Vogliamo toglierli? Si può fare. E come facciamo? Beh, col contenuto di questa piccola scatolina, che se noi andiamo ad aprire, troviamo questa serie di tasti. Sono dei tasti piuttosto piccolini, sono in materiale plastico, ovviamente come tutto il mouse per mantenere la leggerezza, ma possiamo ad esempio aprire un lato, come potete vedere, si può inserire un tasto che sarà fissato con un sistema magnetico in modo da non dover diventarci pazzi con sistemi di bloccaggio che potrebbero rompersi, qui non è il caso, e possiamo cambiare la configurazione del mouse ed è sicuramente una cosa benvenuta per i giocatori mancini che spesso non trovano un mouse adatto alle loro esigenze. L'ultima particolarità prima di salutarvi riguardo a questo Pro Wireless è che, forse l'avrete notato, non ci sono i tasti per cambiare i DPI qua sopra. Il tasto c'è ed è stato spostato sotto il mouse. Perché? Beh, in realtà Logitech ci ha rivelato di aver scoperto che tantissime persone non usano mai il tasto per cambiare i DPI, specialmente non lo usano al volo durante una partita. Tuttavia, nessuno vuole acquistare un mouse che non offra la possibilità di fare il cambiamento dei DPI.
La soluzione è stata metterlo sotto in modo che sì, potete farlo al volo tra un gioco e l'altro, ma no, non vi darà fastidio qua sopra, dove comunque quasi nessuno, stando alle loro statistiche, utilizza questa funzione. Per ora per l'unbox è tutto del Pro Wireless di Logitech G, torneremo ovviamente a parlarne su joypad.ch con una recensione completa in dettaglio, ma per ora se mi avete seguito fino a questo punto io vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo unbox. Da Dave è tutto e alla prossima, ciao! Joypad.